Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti. I bambini piangono, il cielo è blu e a un certo momento della vita ogni ragazza vorrebbe essere una principessa. Invece non era affatto evidente che il mio viaggio mi avrebbe condotto sulla strada verso Ithaca. Eccolo qui. Come stai? Il re dei mille divani. Da qua, Sofì. Oh, Sofì, sei bellissima. Moltissima è più appropriato. Ciao. Grazie, apprezzo quello che fate. Non c'è problema. Ti facciamo vedere la tua dimora temporanea, vieni. Vi seguo. Stiamo finendo i lavori, ti mettiamo nella stanza del bambino. Ti voglio bene, Will, ma quando finirà il mio tempo finirà anche il tuo. E quando sarà? Tra 2 settimane il bimbo dormirà nel suo lettino. Mi sembra giusto. È tutto perfetto, solo che il materasso forse è un po' troppo corto per le mie gambe. Questo è dell'ospite VIP. William, tu dormirai nel divano letto. Di un po', che ne è stato della tua vena pittorica, Will? I quadri dell'alfabeto al contrario non ti hanno portato al Louvre? Louis, non è divertente. No, me lo merito. Non ne ho venduto nessuno. Erano orrendi. Stai solo facendo un'introspezione dell'anima, non è che un fermo temporaneo. Se per temporaneo vuoi dire 3 carriere fallite in 4 anni. 3? Che mi sono persa? Beh, il vigneto, a Napa. Oh, sì, certo. Sì, lo Chardon Noir. Scusa, non stavi scrivendo un grande romanzo? Sì. Ci sto ancora lavorando. Tutti possono essere geni del .com, vendere il proprio sito web per una carrettata di dollari e vivere di rendita. Come il mio modesto marito, chi se lo aspettava da lui? Su, vieni, portalo dai. A tavola. La settimana scorsa abbiamo ricevuto l'annuario degli alunni della Princeton. Dopo il tuo nome c'era scritto domicilio sconosciuto. Davvero c'era scritto questo su di me? Sì. Domicilio sconosciuto, favoloso. È fantastico, tu sei il mio grande eroe. Non avrei potuto gestirla peggio la mia vita. Perché non mi assumi come babysitter? Oh, siamo invitati al ballo delle specie in via d'estinzione. Che cos'è? È uno degli eventi sociali più importanti dell'anno. Guarda, si tiene nei giardini di un castello di proprietà di una principessa. Lei è un po' difficile da spiegare. Quella donna è una squilibrata. Ah, è solo un po' stravagante. Si chiama Ithaca. La principessa Ithaca è... diciamo un'eccentrica leggenda locale. Tesoro, è fuori di testa. L'idea del ballo è affascinante. Sembra che sia per una buona causa. Da dove viene la principessa? Non lo sa nessuno. Dicono che sia confinata in quel castello da quando è nata. Si fa vedere solo una volta all'anno al ballo. Anche sua madre era una principessa strana. Dicono anche che abbia studiato in casa. Poi sua madre è morta e le ha lasciato il castello. Pensa che non è mai andata in città. Non ci va mai. Sì, mai. Nemmeno per comprare un rotolo di carta igienica. Mi piacerebbe andare al ballo, ma sono troppo grossa per mettere un vestito elegante. Tesoro, questo non è vero e tu lo sai. Sei bellissima. Non andiamo più da nessuna parte. Sta cambiando tutto. Mi ha fatto leggere un libro sulla gravidanza per poterla condividere con lei. Parla di tutte le cose che possono accadere al corpo di tua moglie. È orribile. Ragazzi, perché non ci andate voi due a quel ballo di beneficenza? Andate tu e lui, se vi divertirete, vi farà bene uscire un po'. Andiamoci. Sì, perché 2 uomini che vanno al ballo di una principessa non sembrano gay, no? Ma no, pianta, la vedrai, quel ballo sarà bizzarro. Questo sì che è allettante. Ti prego, amico, non ho fatto altro che andare in negozi chiamati Città dell'Infanzia e Infante in Arrivo negli ultimi 2 mesi. Ok. Per favore. Andremo al ballo della principessa. Benvenuto, signore.
Grazie. Grazie a lei, signore. Nessuno c'è mai entrato. No. E questo aumenta il mistero. Chi si occupa del giardino e di organizzare le feste? C'è un gruppo di donne anziane che lavora per lei. Sì, credimi, è come una setta. Non c'è mai nessuno al di sotto dei 70 qui. E nessun uomo, mai nessun uomo. E com'è lei? La gente riesce a vederla di sfuggita lassù qualche volta. Girano chiacchiere di ogni tipo su quello che succede qui. Che dicono? Che lei seppellisca le donne anziane sotto il pavimento. E che sia ricchissima. E che ci sia una stanza piena di diamanti. Tassidermia. Come? Ma sì, per la storia delle specie in via d'estinzione. Lo provi, è buono. Allora, hai qualche piano? Qual è la prossima mossa per la tua carriera? Non ho piani, sfortunatamente. Non puoi metterti in fila per avere l'assistenza del governo. Dimmi, di che parla il tuo libro? Non ho ancora iniziato a scriverlo. Pare che si debba avere qualche esperienza particolare prima di poterlo fare. Vieni, facciamo rifornimento. Hai ancora quel fondo fiduciario, giusto? Dovresti avere una buona rendita da quell'investimento. L'ho incassata, mi restano circa $50,000. Sì. Dovrebbero bastarmi per altri 3 anni, credo. Scroccando dai buoni amici come me, altri 2. Sì, sì. È probabile. È che non ho ancora idea di quello che devo fare. Ma sento che qualcosa c'è. Tu non hai mai la sensazione di non sapere che cosa fare nella tua vita? No, mai. Eccola là, adesso lo sai com'è. Possiamo andarcene se vuoi. Non credo che tu voglia conoscere quella creatura mostruosa. Il signore e la signora Walter Danforth. Buonasera. Buonasera. Sì, hai ragione, non mi va di conoscerla. Ma che ti prende? Sei scapolo. Adesso mi incoraggi a provarci. Non fai che dire che è pazza. Ma che ti importa? L'hai vista? Buonasera. Ogni ragazzo single con degli ormoni funzionanti vorrebbe conoscerla. Ti ricordo che sei stato tu a voler venire qui. Ma piantala. Vorrei solo farti passare la crisi di un quarto d'età. Grazie di essere qui. Vi auguro una bella serata. Grazie. Grazie. Quanti ospiti abbiamo? Più o meno 150. Non sono sufficienti. Le donazioni sono diminuite, ma il modo lo abbiamo sempre trovato. Questa volta non ci riusciremo. Nana, fa l'annuncio, per favore. Non mi piace, no, nemmeno un po'. Senza fondi non potremo aiutarli, lo sai bene. Nana, fa l'annuncio, per favore. Come tu desideri. Amici e gentilissimi ospiti, potrei avere la vostra attenzione, prego? Per poter raccogliere il massimo dei fondi, in modo da salvare le numerose specie animali in via d'estinzione, la principessa mi ha chiesto di annunciare la sua inaspettata offerta per la messa all'asta di un singolo biglietto. A chi entrerà in possesso di quel biglietto, la principessa concederà l'ultimo ballo della serata. Lui o lei potrà anche avere un appuntamento per una cena privata con la principessa nel castello. Fantastico, molto Willy Wonka. L'offerta per l'asta partirà da $1,000. Beh, è poco più di una tavoletta di cioccolato. Chi offre 1,000? Io offro 1,000. Abbiamo $1,000. C'è chi ne offre 2,000? 2,000. Molte grazie. $5,000. $5,000, una bella offerta. Offro $10,000. Abbiamo un'offerta fantastica di $10,000. Offro $15,000. $15,000. C'è qualcun altro? $25,000. Abbiamo $25,000. Offro $50,000.
rossi. Sei diventato matto. È tutto quello che hai. Signore e signori, abbiamo un'offerta molto Aspetta. Generosa. L'appuntamento non deve essere qui, ma in città. Perché? Niente, fidati di Sono me. Conferma l'offerta solo se in città. Dai, parla, coraggio. Confermo i 50.000 dollari solo se la cena sarà fuori, in città. No, questo non accadrà assolutamente. Ci servono quei soldi. No! Accetto l'offerta. Congratulazioni. Grazie. Sei un genio. Sarai su tutti i giornali locali domani. Guardi qui, signore. Lo pensi davvero? Sì. Oh, è fantastico. Hai un appuntamento con la principessa pazza e diventi una leggenda come lei. Io non capisco. Vedi come la guardano tutti gli uomini? Come se lei fosse la prova dell'esistenza di Dio. È la principessa vergine di una favola. Le donne vorrebbero essere lei, gli uomini vorrebbero averla. Allora? Allora. Lei è la conquista definitiva. La pubblicità sarà il tuo biglietto d'oro per ogni tipo di evento sociale. Ti viene servita su un vassoio d'argento l'occasione di fare affari con chiunque. Io non so se mi va... Non lo so. Ti pareva? Vado ad annunciarlo. Sì. Mi dispiace, signori, ma questo è l'ultimo ballo della serata. Ne parleremo dopo. Balla con lei e usa la mia frase. Quale frase? So chi è la persona che cerchi. So che non l'hai ancora trovata. Tu cerchi la donna che hai sempre voluto essere. Guardami attentamente e la vedrai nei miei occhi. Mi prendi in giro, piantala. Sì, ha funzionato con Sophie. Ok, è il tuo momento, amico. Rendimi fiero di te. Altezza, desidera ballare? Non ci siamo ancora presentati, credo. No, infatti, mi chiamo William Humphrey e non sono una persona importante. Questo mi sorprende. Sembra il tipo d'uomo abituato a ostentare la sua importanza. Mi scusi, volevo dire quel tipo d'uomo abituato a compiere gesti impetuosi. Lei deve essere un uomo... Non che io la stia giudicando come persona. Quello che volevo dire... Ora... Limitiamoci a ballare. Ah, lei mi ha detto il suo nome, ma io non mi sono ancora presentata. Non sono affatto brava in queste cose. Sta andando molto bene. Mi chiamo Ithaca. È un piacere conoscerla, William. Il piacere è mio. Mi scusi, io non parlo con gli estranei di solito. L'ho sentito dire. E comunque sono nervoso anch'io. È il mio primo ballo con una principessa. Credo che sia sopravvalutato. So chi è la persona che cerchi e so che non l'hai ancora trovata. Sei arrivato. Vediamoci al castello domani a mezzogiorno.
Salute. Allora? Non ci credo, ho speso tutti i miei risparmi per una cena e non so che cosa sia successo. Ora ripeti la scena parola per parola. Ho iniziato la tua frase da rimorchio. So chi è la persona che cerchi e so che non l'hai ancora trovata. Continua, non è finita. Non ho potuto dirla la seconda parte, mi ha interrotto, non so perché. Secondo te sta cercando veramente qualcuno? Sì, e lei crede che tu sappia chi. Quella è completamente pazza, ma il punto è che tu hai qualcosa che lei vuole. No, questo non è vero. Ok, allora mettiamola così. Devi divertirti, ma tieni bene a mente che la situazione potrebbe diventare strana e in quel caso usa la tua vantaggio. Quello che voglio è conoscere bene Ithaca. Tra 2 settimane lascerai la stanza e hai speso una fortuna per una cena. A te, mio caro Will, che tu sia il famoso principe che con un bacio risveglia la bella principessa. Salve. Buongiorno, salve. Senta, mi scusi. Buongiorno, signore. Guarda chi c'è, il signor Spendaccione. La principessa ti attende nell'altro giardino. Seguimi, prego. Wow, è l'impronta di un piede. No. È passato un topo. Sei affamato, vero? Oh, quanti baci. Ti piace? Sei così dolce. Sei un incanto, tesoro. Ciao. Ciao. Grazie d'essere venuto. Ora scusa, dovremmo parlare da soli, Nana. Ti ringrazio. Non uscirai dalla proprietà, vero? Credo proprio di no. Bene. Se urlerai, ti sentirò dalla cucina. Potrei sbagliarmi, ma ho l'impressione di non piacerle particolarmente. È solo tanto protettiva. È lei che stabilisce i miei contatti con l'esterno e di conseguenza emette i suoi giudizi. Lei stabilisce i tuoi contatti con l'esterno? Come ben sai, il mio lavoro si svolge qui. Ovvio, sì. Nana era molto preoccupata. Lo eravamo tutte e due. Il tempo stava per finire. Ma tu sei qui ora. Sì, infatti. È tutto così nuovo per me. Anche per me, te lo assicuro. Allora potremmo aiutarci l'uno con l'altra a capire meglio. Posso farti una domanda? Certo. Ultimamente faccio ancora più sogni su di lei. Di continuo. È come se io fossi nella sua testa e nel suo cuore. È una cosa normale? Se fare sogni è normale? Sì. Sì, è assolutamente normale. Ecco, mi stai già aiutando, hai visto? Allora, presumo che oggi andrai in giro a cercare? Sì, a cercare. Ma volevo anche chiederti di venire a cena domani sera, se sei libera. Per l'appuntamento, intendi dire? Sì, per quello, sì. Ah, beh... Credevo ci saremmo occupati solo di lavoro. Oh, lo faremo. Ma sarebbe anche carino conoscerci meglio prima. Abbiamo a disposizione solo 1 settimana. Sarà più che sufficiente, vedrai. Domani sera sì, allora.
Fantastico. Vengo a prenderti alle 8, ok? Non sei come mi aspettavo che fosse un cercatore. Beh, siamo tutti un po' cercatori, in fondo, perché... Ora vado a cercare. Questo mi conferma che è completamente fuori di testa. Non lo so, sembra come intrappolata in quel castello e Nana la controlla sempre. Non vedeva l'ora di usare quella pala. Tesoro, non mi stai aiutando a decidere? Scusa, cara, ma sto facendo una ricerca importante e molto approfondita. Che cos'è questo? Lei dice che fa dei sogni su una ragazza e non... Ah, capito, allucinazioni saffiche. Secondo me prende qualcosa. Vorrei tanto riuscire a capire di che cosa parla. Devi solo decidere se vuoi essere un domatore di leoni o un trapezista, perché nel cervello di quella donna c'è un circo intero. Andrò a cena fuori con lei domani. Uscirai con la principessa domani? Ah, oh, che cosa romantica. A proposito, dovrai prestarmi dei soldi. Ah, senti, Sofia e io siamo pieni di inviti per cene di beneficenza. Portala lì. Sì, che prima dovrei conoscerla meglio. Sì, ma dopo una cena gratis. Non approvo che tu esca dalla proprietà con lui. Sono affamati, potremmo conversare di questo più tardi. E soprattutto non approvo questa storia dell'appuntamento. Non è un appuntamento qualsiasi, lui è un cercatore. Questo non lo sai. Invece lo so, è lui. Io lo so. Come puoi esserne sicura? Dovresti essere felice che lui sia qui, il tempo stava per finire. Quindi non possiamo sprecarlo, non pensi? Nana, non devi preoccuparti. Preoccuparmi è il mio lavoro. Se è davvero il cercatore, spero solo che sappia quello che fa. Perché non sembra affatto. Hai fatto di nuovo quel sogno, vero? William mi ha detto che è una cosa normale. Non ho visto il suo viso, ma Nana, lei è così impaurita. Resta a casa stasera. Non girare per la città da sola. Non sarò sola, lui sarà con me. Lui dovrebbe solo cercare non farti la corte. Non lo fa. Lui non mi sta facendo la corte. Rilassati. Andrà tutto bene, te lo prometto. Io non esco mai, quindi è una cosa nuova. Sono solo... Un po' nervosa. Lo sono anch'io. Vuoi dello champagne? No, ti ringrazio. Sicura? Ti aiuterebbe a far finta di avermi trovato così affascinante e attraente da uscire dal tuo castello per venire a cena con me? Perché dovrei trovarti affascinante e attraente? Hai solo vinto un'asta, un accordo è un accordo. Devo cercare di guardarmi da te. Devi solo cercare lei. Hai fatto dei progressi oggi? Tanti, tanti. Una prelibatezza. Sì, qualcosa di unico. Dunque, altezza, precisamente dove vanno i fondi del suo ballo annuale? Come, scusi? Tutti noi siamo interessati a mantenere il giusto equilibrio delle specie sul pianeta. Esattamente, quali sono le specie che con i fondi proteggiamo quest'anno?
Karen, credo che la risposta alla tua domanda sia ovvia. Oh, ma io intendevo di preciso. Cuccioli di foca, balene, non so, la tigre africana. Beh, la principessa personalmente controlla che i fondi vadano a chi si occupa della conservazione e della protezione delle specie. Ogni donatore che si rispetti, dopo aver fatto il proprio dovere, lascia il resto agli esperti. Ben detto. Sì, è giusto. Tutti abbiamo potuto vedere come vi siete conosciuti. Uno dei più romantici incontri che io abbia mai visto. Ma ci dica, William, come ha convinto la principessa a venire alla nostra umile piccola soirée? Cara, così li metti in imbarazzo. Questo è il nostro primo appuntamento, veramente. L'appuntamento dell'asta, quindi. Beh, siamo doppiamente onorati. Credo di aver incuriosito la principessa dicendole una cosa mentre ballavamo. Che cosa, William? Lo rammenta, principessa? Ah, beh, la serata è stata così emozionante. Io credo che fosse... Io la ricordo bene. Era l'ultimo ballo della serata. Ho stretto a me la principessa e le ho sussurrato all'orecchio... Tremotino. Ci siamo cascati. Lo meritiamo, siamo stati troppo ficcanaso. Dal profondo del mio cuore, principessa, io credo che alcuni segreti non vadano rivelati al resto del mondo. Oh, è vero. Sì, 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 è vero. È stata fantastica. Lo sa, i tessuti che lei indossa sembrano provenire da un altro mondo. Non ne ho mai visti di simili. Grazie. Ma guardate, dei senza tetto in questo quartiere. È ubriaco, ovviamente. Principessa! Una foto! Tutto bene? Sì. Sorridi, caro, ci sono i fotografi. Allora, qualcuno era un po' ficcanaso, ma mi sono divertita. Grazie d'avermi salvata due volte stasera. Sono qui per questo. Per salvare le principesse. Aspetta, ti apro io. Io... Non so come... Non credevo che sarei sembrato così ridicolo. Ah, mi ha visto anche Nana. Perfetto. Non preoccuparti. Immagino che domani andrai in giro a cercarla, vero? Sì. Senti, vuoi venire con me? I cercatori non lavorano da soli. Perché essere così formali? Nana non approverebbe. È davvero scioccante. Sai una cosa? Voglio venire. Che potrebbe fare? È quasi il mio 25esimo compleanno. Grande. Alla banchina del porto a Luna. Grande? Questo non faceva parte dell'accordo. Guarda un po', tu e la principessa Vergine siete di nuovo nella cronaca locale. Da un'occhiata. È così bella. Questa storia sembra scritta dal destino, non pensi?
Vinci un biglietto d'oro, danzi con lei e le fai da cavaliere in giro per la città. È come se fosse una favola vera. Mia moglie rimarrà un po' delusa quando la bolla di sapone scoppierà. Non dargli retta, William. Oggi la vedi? Sì, sì, a Luna. Punteremo tutto su questo tipo di pubblicità. Chiamo il mio amico giornalista, l'ho già avvisato, non sta più nella pelle. No. Non essere idiota, è del tuo futuro che stiamo parlando, mi pare. Sai, sarebbe perfetto se tu riuscissi a scoprire un segreto, non so, qualcosa che lei nasconde. È una cosa ridicola. Non faremo niente di tutto questo. Che c'è? Luis, sei tu l'idiota. Cronaca? Sì, salve, Steve LaRoche, prego. LaRoche? Ah, Steve, ciao, Luis Jergens, ricordi l'amico di cui ti parlavo? La principessa. E la principessa. Parla. Abbiamo tra le mani una bomba. È davvero divertente. Non ho mai fatto una cosa così. Non uscivo dalla mia proprietà da quando avevo 5 anni. Ti rendi conto che non è normale? Niente nella mia vita è stato normale, ma tu sai che dovevo essere protetta. Oh, sì, certo. Non è da tutti vivere in un castello. Ha una testa. Sì. Che bel vestito. Hai sentito? Tutti ti fanno i complimenti. Lo hai capito perché ti fissano in quel modo? Non lo so, forse perché sono una donna in età fertile? Beh, sì, forse anche per quello. Ma soprattutto perché sei meravigliosamente bella. E sembri appena uscita da una favola. Anche per il tuo modo di vestire, capisci? Indosso questi vestiti da una vita. Dicono chi sono. I miei vestiti ti dicono qualcosa su chi sono io, perché non l'ho ancora capito, sai? In verità... sembri disorientato, perso. Per essere una che non esce mai, sei perspicace. Ti andrebbe un gelato? Ah, sì. Due, per favore. Here we are, stretched out like a pair of shooting stars. On any given day, love comes into play. Sei molto strano, però. In che senso? Beh, quasi tutti i cercatori sono anziani e non particolarmente carini. Lo prendo come un complimento. Il cercatore di mia madre aveva 103 anni e non aveva le forze per cercare. Le ha dato solo l'informazione che le serviva. Penso che sia stata molto fortunata ad avere quell'informazione. Lo siamo state entrambe. Non so che sarebbe successo se lei non avesse fatto in tempo. Stai bene? Sì. È assurdo quanto poco sappiate voi cercatori. Anche quello di mia madre non sapeva molto. Tua madre è morta, vero? Incidente automobilistico, 6 anni fa. Mi dispiace. Grazie. Ha avuto una vita gioiosa, fuori, nel mondo, dopo avermi insegnato tutto quello che sapeva. Non era mia madre nel vero senso della parola, ma questo lo sai. Sì, certo, sì. Che ti succede? Non lo so, ho avuto un brivido, una sensazione strana. Devi fidarti del tuo istinto. No, dai, non era niente, era solo... William, ascoltami. Non lo capisci, forse tu hai sentito lei. Forse. Devi capire quanto lei ha bisogno di me. Ecco perché ho avuto quel brivido. È lo stesso uomo che abbiamo visto dopo la cena. Facciamo un giro nel parco.
È meraviglioso qui. Cose. Però ho una montagna gigantesca, enorme di rubini. E vestiti che si cuciono da soli. E una stanza tutta ricoperta di cioccolato. Ho una stanza tutta ricoperta di cioccolato. Tu sei il principe azzurro, vero? No, solo il rospo. Certo. Sì, anche a me. Oh, ecco come qua. Scrive bene. Sei bellissima. Andate via, per favore. Vai anch'io. Anche andatevene, forza, andate via. Guarda. Vieni. Ciao, bambine. Ciao. 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 Ti ringrazio moltissimo per avermi protetta. Sta diventando un'abitudine. Perché non vieni a cena al castello domani sera? Insomma, tu sei il cercatore e non sei mai entrato in casa nostra. Volentieri. Fantastico. Domani sera alle 8, va bene? Festeggeremo il futuro. Dimmi che non hai chiamato il tuo amico giornalista. No, perché? Perché eravamo assediati dai paparazzi. Ma davvero strano. Senti, Ithaca è meravigliosa. Sono ore che cammino pensando a lei. Vorrei capirla fino in fondo. Nessuno può capirla. È che... Devo attaccare ora. Ti richiamo io. Ok. Vai qui. Mi scusi, stavo solo... Ecco, come va volevo... la ricerca? Non troverai nessuno seguendo me. Volevo parlare con lei riguardo a Ithaca. L'accordo prevedeva solo un ballo e una cena. Non di molestarla con la tua presenza. Non toccare niente con le tue sudice mani. Ti ho detto di non toccare. Pulisciti bene o domani avrai delle ustioni di terzo grado. Nana, la prego, mi dica quello che sa sulla principessa e sulla mia ricerca. Smettila di giocare a questo gioco, basta.
approfittare così di una principessa. Potrò non sapere chi sei, ma so chi non sei. Nana sospetta di me. L'anziana signora ti trova repellente. Meglio lei che la principessa. Chissà che cosa c'era in quei contenitori. Che ti importa? Gli stai dando troppa importanza. Pochi giorni fa eri depresso, ora esci con una principessa con un corpo da sballo. Luis, in questa c'entrano fino a 3 seggiolini. Che cosa eccitante, altro che la mia auto da collezione che fa piangere tutti di rabbia perché vorrebbero averla. Oh, sentirei piangere molto anche nella monovolume, tesoro. Concentrati sulla mia crisi di un quarto di età. Che mi dici del senza tetto, se la seguisse? Allora salvala, sarebbe uno scoop colossale. La gente adora le storie delle principesse salvate. O magari sarà lei a salvare te. Tesoro, tesoro, guarda. Questi sedini sono facili da pulire, ottimi per pannolini zuppi e per il vomito dei bimbi. Altro che pelle d'importazione, c'è la similpelle facile da pulire. E se fosse lui? Chi? Il senza tetto. Se fosse lui quello che lei aspettava, il cercatore che lei aspettava. Lui sa che sono un impostore e mi segue. Paranoia molto irrazionale? Presente. Sto solo iniziando a credere che stia succedendo qualcosa di serio. Senti, Will, perché non cerchi di diventare ricco e famoso invece di immaginarti tutti questi scenari da fine del mondo, eh? Sì, forse sono un po' paranoico. Solo un po'. Facciamo in modo che la cena sia veloce. Da questa parte. Il signor William Humphrey. William! Sono così felice di averti qui. Oh, lei è Kala, al momento abita con noi ed era ansiosa di conoscerti. Sono William, è un piacere. Gradiresti un bicchiere di vino? Sì, volentieri, grazie. Te lo porto subito. Allora, che cosa avremo per cena? Io sono stata malata, quindi avrò solo quel frullato. È pieno di cose buone. Minerali, alghe marine, plankton. E da quanto tempo vivi qui? Solo da un mese. Me ne andrò quando avrò recuperato tutte le mie forze. Prego. È proprio ora di andare a letto, Kala. Devi riposare, lo sai. Buonanotte, William. Buonanotte. Antipastino? Niente rospetti? No, grazie, non voglio rovinarmi l'appetito. Abbiamo cervello di ratto yakitori. Oh, è la nostra specialità, occhi di tritone. Allora, niente antipastino? Nana, a volte sei proprio insopportabile. Scusala, è il suo modo di scherzare. Oh, beh, sì, è ovvio. Se c'è una cosa che sappiamo di Nana è che ha un gran senso dell'umorismo. È un po' scontrosa e brontolona, però ha un cuore d'oro. Andiamo a vedere che cosa c'è per cena.
È tutto delizioso. Nana è una cuoca eccezionale. E poi ha un gran bel carattere. Chissà perché è ancora single. Forse ha provato a baciare quei rospi, ma nessuno si è trasformato in principe. Nana dice che i principi delle favole sono un'utopia, esattamente come il vero amore. Ah, io credo nel vero amore. Se non ci credessimo, che senso avrebbe la vita? È una cosa che hai sperimentato su te stesso? Veramente no. Allora non puoi sapere se esiste. Vedi, a volte basta solo crederci. Io credo solo nel lavoro a cui ho dedicato la vita. Senti, Nana è tua nonna? No. Lei era la custode di mia madre e adesso è la mia. Parlami della tua famiglia. Non la vedo molto. Sarà triste per te. Principessa! Principessa, ho necessità della tua presenza immediatamente. Posso aiutare? No. No, sono sicura che ce la caveremo. Scusami. Vieni, presto. Dove? Che è successo? In cucina. È stata una cosa improvvisa. Fammi vedere il braccio. Non è niente, sta tranquilla. Ma ti ha assalita, ti ha fatto uscire il sangue. Non voleva, è stato un incidente. William non può vederti così. Devo tornare subito da lui. No, perché è qui? Dovrebbe essere fuori a cercare. Nana, ti prego. Ti stai innamorando e questo è rischioso. Non è vero. Assolutamente no, è decisamente ridicolo. Sì che è vero. Non c'è niente di giusto in lui, secondo me. Niente di niente. Dammi retta, è pericoloso averlo qui, devi credermi. Dove vai? Bisogna affrontare l'argomento. Torno dal nostro ospite. Ne parleremo più tardi. Chi è? C'è qualcuno? Ok, ok, ok. Io non voglio guai, amico. Basta ruggire. Tranquillo, 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 gattino. Creatura, cosa, qualunque essere tu sia. Io non ti farò del male. Io... Lascialo! Basta ora! William, io posso spiegarti. No, non mi importa perché quel coso si trovi qua giù. Non voleva spaventarti, lui... Non mi interessa. Sta lontana da me. William, aspetta. Tutti state lontani da me. William, ti prego. William. A quanto
pare Henderson si sta avviando verso la sua terza eliminazione. Siamo alla metà dell'ottavo inning. Tesoro, vai tu! Certo, amore! Un'altra fastball a 97 miglia all'ora. Cavolo! Sono spiacente di disturbare. Io avrei bisogno di parlare con William. Oh, ciao. Ciao. Prego, entra. Sì, scusa. Scusa il disordine, ti prego. Posso offrirti un caffè o del ciambellone? No, grazie. Aletta di pollo? Will dovrebbe tornare a minuti. Cioè, va avanti e indietro come uno zombie. Immaginavo che fosse successo qualcosa fra voi due, ma non ha voluto dirtene. Tesoro, i pantaloni, mettili. Tra poco dovrò vestirne due di bambini. Che sensazione provi ad avere una vita dentro di te? Fantastica, ma anche un po' strana. Vuoi sentire come si muove? Oh, sì. Nessuna tua amica ha avuto dei bambini? Sì, ma sono amiche non umane. Oh. William, sei ferito. Mi dispiace così tanto. Will, noi andiamo. Corri. Amiche non umane. Come sei venuta qui? Ho preso il mio primo taxi. Nana non mi avrebbe mai accompagnata. Mi dispiace terribilmente, credimi. Stai bene? Sì, sì. A parte questo livido che va dal collo fino alle caviglie. Secondo lui sei un succhiotto che diventerà leggenda. Non avrei mai dovuto farti entrare nel castello. Lui voleva solo difendersi, mi dispiace tanto. Lui chi? L'uomo mostro che ho incontrato nel seminterrato? O il calamaro gigante? Ambedue. Ah, ovvio. Comunque non è un mostro, è una manticora. Una manticora? Ma quale... Ricordi dopo la cena quello che credevano fosse un ubriaco? Era lui, mi stava seguendo. Si era perso, era disorientato, ma non poteva avvicinarsi, non mentre tu eri con me. Loro sanno che se si fanno vedere rischiano di essere uccisi dagli umani. Loro? Ma di chi stai parlando? Di essere inventati per spaventare i bambini? Non sono tutti spaventosi, a volte sono unicorni, a volte folletti, fate. Tu parli di creature mitologiche, tu parli di miti e non esistono. Tu le hai viste, quelle creature? Andiamo. Questo succede nelle favole. Da dove credi che vengano le storie delle favole? Loro esistono da migliaia di anni, ma si fanno vedere raramente. E perché appaiono nel tuo seminterrato? Sono dotate di un istinto che le conduce a me quando sono ferite da tutto il mondo. E quindi tu... tu sei come un medico per quelle creature? Sì, io sono la guaritrice. Mi ascoltano, mi obbediscono. Ti ha lasciato andare quando gliel'ho ordinato. E se io gliel'avessi chiesto con gentilezza? No, solamente io ho il potere di comunicare con loro. E... Kala? No, non dirmelo. Lei è una... È una sirena, sì. È una sirena, ovvio. Questo è davvero troppo. Non posso continuare così. Ma certo che puoi. Sei stato scelto. No, non sono stato scelto per fare niente. Itaca, ti prego, devo torna dirti con che... me al castello. Ti svelerò ogni segreto. Ascoltami, Itaca, per favore. Io non William, sono... ti prego, io so ciò di cui sei capace. Devi conoscere le creature a cui salverai la vita. Non aver paura, non ti uccideranno. Ah, non mi uccideranno, ottimo. E se mi torturassero mordicchiandomi quella? Non ti faranno niente, te lo prometto. Chi sono le signore che fanno giardinaggio? Le ninfe del bosco. Vivono 500 anni, ma mostrano la loro eterna bellezza solo all'interno del castello. Dunque tu vivrai per centinaia d'anni? Io sono mortale, se è questo che intendi. Come Nana. Invecchierò e morirò come te. Allora come fai a... Non è un lavoro che si sceglie, William. Ci si nasce. È un dono che viene tramandato. Siamo tutti orfani trovati dai cercatori. Ma
Quindi la donna che tu chiami madre, lei era... L'ultima principessa, sì. Lei mi ha insegnato tutto quello che sapeva. È spaventoso quando scopri che i mostri che credevi fossero inventati sono reali. Hai dedicato la vita a tutto questo. Ti sei persa tante cose, non sei mai uscita... Con chi? Con i ragazzi? Secondo Nana vivo molto meglio così, sai? Principessa, sei tornata! È successo finalmente! C'è qualcuno che dovresti proprio conoscere! Vieni con me! Desiderava tanto che fossi tu la prima a tenerla. Sei proprio tu, non è vero? Ecco chi stiamo proteggendo. Io devo assolutamente dirti una cosa. Allora, che cosa devi dirmi? Non sono quello che credi, mi dispiace. Di che cosa stai parlando? Al ballo. Mi hai confuso con qualcun altro. Io non sono il cercatore. Io ho solo fatto finta. No, questo è impossibile. Ero così attratta da te. E io ero attratto da te. Ma quando è iniziato tutto, non sapevo chi tu fossi, non sapevo niente di te. Mi dispiace di averti ingannata. Non ti credo, William. Io non sono lui. Allora chi sei tu? Non sono nessuno, io... La mia vita era un disastro, mi sentivo perso, ma... Ora credo... Ora so, Ithaca, che mi sono innamorato di te. Ma quel giorno, alla banchina del porto... Tu comunque hai istinto. È questo l'importante. Non ho nessun istinto. Non sono io quello che cerchi. Mi dispiace, io... Non riesco proprio a crederci. Ti rendi conto che ho solo altri 2 giorni a disposizione per trovarla? Tutte quelle creature rimarranno completamente indifese. Quelle malate moriranno, le altre diventeranno pericolose. Permettimi di aiutarti. Voglio aiutarti, se solo... Tu non puoi aiutarmi! Finalmente ho capito che persona sei. Approfitti dell'innocenza degli altri, manipolandoli e dicendo loro bugie. Non ti importa di chi stia male o di chi possa morire a causa tua. E dici che ti sei innamorato di me. William, le persone amate non si ingannano. Ho reso famoso! Eh? No, perché? Il suo principe è arrivato. La tanto chiacchierata principessa Ithaca è stata vista in compagnia di William Humphrey, con lei nella foto, il generoso donatore al ballo di beneficenza che la principessa organizza ogni anno. I due si scambiavano tenere effusioni in giro per la città, espressione mia, e sembra che stiano già pensando ad avere dei bambini. Eh? Di niente, figurati. E adesso dimmi... Che cosa è successo al castello? Non credevo che l'avresti fatto.
Tu lo sapevi che gli avrei telefonato. No, anche perché ti avevo chiesto di non farlo. Sei incredibile. Volevo solo dare un senso alla tua vita. Ah, come stai dando un senso alla tua? Io sono il tuo piccolo progetto che ti occupa il tempo libero, che ti permette di non confrontarti col fatto che sta per nascerti un figlio. Cosa? Tu dovresti ringraziarmi, il mio piano funziona. Ho cercato di aiutarti, non capisci? Stavi cadendo in depressione. Forse i miei fallimenti mi hanno portato dove devo stare. Con una principessa squilibrata? Non farlo più, non chiamarla più così. Mi sono innamorato. Hai permesso a te stesso di innamorarti di lei? Sì. E ora non vorrà più vedermi. E in mezzo ci sono cose anche peggiori. Tu non hai idea. Te l'avevo detto che non potevamo fidarci di lui. Cosa facciamo adesso? Se esistesse una possibilità che fosse il cercatore. Anche lui si sentiva attratto da me. Ormai è finita. Ora dipende tutto da me. È vero che è andata male con la principessa? Non sei costretto a parlarmene se non vuoi. Diciamo che non sono il ragazzo che si aspettava. Oh, Will, mi dispiace, non era destino, evidentemente. Ci credi davvero? Nel destino, voglio dire. Certo, tu no. Non lo so. Will, tu sei un cavaliere senza meta. Adesso devi trovarla, la tua meta. E se è la principessa, allora che aspetti? Raggiungila. Credo che sia un po' troppo tardi, ormai. Senti, scusa la mia sincerità, Will, ma fai sempre così da quando ti conosco. Se la situazione è difficile o qualcosa non va come dovrebbe, tu scappi. Ma così scappi solo da te stesso. Fermati, rifletti seriamente e scoprirai una volta per tutte chi sei. Grazie, Sophie. So many things to do and say, but I can't seem to find my way, but I wanna know how. Oh, why do I reach for the stars when I don't have wings? It can't be that far. Gotta have roots before branches.
Nana, mi faccia entrare, la prego. Devo parlare con Ithaca. No, vattene. Tu, sterminatore di specie. Aspetti, che cosa... Ma che succede? Davvero non lo immagini? Sono fuori controllo. Devo parlare con Ithaca. È uscita per un'impresa impossibile, cercare una ragazza con le trecce e col tatuaggio di uno scarabeo. È da ieri che non torna a casa. È uscita da sola? Sì. La principessa è fragile, ma è anche molto coraggiosa e molto forte. Lei non ha idea di come trovare quella ragazza da sola, ma ha voluto tentare. Quanto tempo abbiamo? Fino all'alba di domani. E poi che succederà? Ithaca compirà 25 anni domani e quindi perderà i suoi poteri. E l'altra principessa, quella ragazza... non li erediterà se non si troverà all'interno del castello. Se io fossi davvero lui, se fossi il cercatore, allora corri, cercalo. Devo parlarti! È uno spillo! Via! Andiamo! Via, 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 via. Scusate, sto cercando una ragazza, ha le trecce e poi ha il tatuaggio di uno scarabeo. Io devo trovarla e subito succederà qualcosa di tremendo. Qualcosa di tremendo? Per favore, ditemi se l'avete vista. Non le farò del male, voglio solo... C'è qualcuno che ha bisogno di lei, disperatamente. Non sei della protezione dei minori? No, sono un amico. Ti aiuto se mi dici perché qualcuno ha bisogno di lei disperatamente. Perché lei... è la guaritrice del regno della mitologia. Grandioso amico. Phoenix ha il tatuaggio di uno scarabeo. Ecco, è laggiù. Ma vi rendete conto? Tu non sei lei. Ce l'hai con me? Scusa, ma il tuo tatuaggio è... L'ho fatto la scorsa settimana. Dove? Da Body Art sulla Main. Da non crederci, mi ha fatto la stessa domanda di quella tipa strana con la mantella. Sì, quello va molto di moda. Che cosa ci fai qui? Voglio aiutare. Non hai fatto già abbastanza danni? Mi dispiace, Ithaca, scusa se ti ho mentito. Non volevo farti del male, non sapevo nemmeno che il tuo mondo esistesse. Perché dovrei fidarmi di te? Non ti chiedo di fidarti di me, ma di credere in me. Avevi ragione. Io sono il cercatore. E non abbiamo molto tempo. Ti prego, voglio aiutare. Eccolo qua. Quei senza tetto vogliono solo quelli che vedono sugli altri. Allora, è quello? Sì,
Ma nel mio sogno sembrava un po' diverso. L'idea me l'ha data una ragazza. È venuta qui circa un mese fa. Era nervosa, voleva che glielo levassi. Credeva che portasse sfortuna. Le ho detto, lascialo stare. Fingi che sia una voglia. E non l'ha più vista dopo quella volta? No. Che occhi tristi per una ragazza così giovane. Sapete come la chiamano? Tremebonda. Perché ha le mani che tremano. Andiamo. Grazie. Hai avuto un altro incubo? Va nell'altra stanza. Io no, sto bene. Starò in silenzio, prometto. Sono stanco di non poter dormire per colpa tua. Vattene. Io non voglio rimanere da sola. Ho detto, vattene. Credo di averla vista oggi al porto, non ne sono sicuro. Quella sensazione che ho provato era così forte che... Anche tu ti sei spaventata quando hai scoperto che i mostri che credevi inventati erano reali. Il loro istinto li aiuta a trovare la guaritrice, ma a volte accade che si confondano. Dato che lei sarà la prossima, molti di loro saranno attratti da lei mentre cercano me. La troveremo, te lo prometto. Dobbiamo per forza. O lei perderà il suo dono e non saprà mai qual era il suo scopo nella vita. E il suo destino cambierà. Cosa hai visto nei tuoi sogni? Non molto. C'era una scritta con la parola calore. Tutto qua. Vieni con me. Dove? Hai detto che devo fidarmi del mio istinto, no? Va via, va via. Qualcuno dovrebbe andare a vedere. Ah, io no. Non ci penso neanche. Guarda, quegli uccelli. Gli uccelli non si raggruppano mai di notte. E quei cani. Ecco la scritta. È quella che ho visto nel mio sogno. Andiamo. I miei poteri. Non sono più abbastanza forti, non riesci a capirmi. Ti ho sognata molto.
molte volte. Anch'io ti ho sognata molte volte. Ora ascoltami, devi assolutamente cercare di fermarlo. È venuto da te per essere guarito. No. È questo il dono che hai. No, non posso. Ordinagli di smettere, fallo subito. Non posso farlo. Vuoi? Coraggio, devi tentare. È soltanto un animale ferito. Non vuole fare del male a nessuno, ma se non lo fermi è probabile che lo faccia. Alzati, coraggio. Su. Non fargli del male. Ho detto non fargli del male. Non ci sono riuscita. Mi dispiace. Non hai colpa, il tuo potere non è ancora abbastanza forte. Per favore, lascia che io ti aiuti. Dobbiamo portarla fuori. Ok. Seguimi. Da questa parte. Vieni, devo portarvi a casa. Sì, ok. Quasi l'alba. Dana! L'hai trovata? Che cos'è successo? Portiamola di là. Andiamo. Presto. Si riprenderà? Non lo so. Tutti nelle vostre stanze, verrò a presentarmi quando troverò il tempo. Andate, avete sentito? E voi che aspettate? Tremebonda. Calliope, mi chiamo così. Ci sei riuscita. Gli hai fatti smettere. Grazie, principessa. Vieni. È colpa mia.
Mi ha salvato. Avrei dovuto essere io a salvare lei. Mi ha salvato dal primo momento in cui ci siamo incontrati. È solo che non lo sapevo. Mi dispiace tanto, Ithaca. Ithaca. Il principe bacia la ragazza e la guarisce. Non è quello che succede nelle favole. Da dove credi che vengano le storie delle favole? Sai, credo proprio che ti troverai benissimo qui, cara. E non permetteremo al primo venuto con $50,000 di comprare una cena con te. Che cosa succede al cercatore ora che la nuova principessa è al sicuro nel castello? Deve tornare alla sua vecchia e insulsa vita? No. Loro fanno una brutta fine. Dovrai errare nel deserto per anni, finché non impazzirai. L'ho già fatto, per anni. Però c'è un'altra opzione. Dovrò iniziare a credere nel vero amore. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti. I bambini piangono, il cielo è blu. E a un certo momento della vita, ogni ragazza vorrebbe essere una principessa. Allora, che cosa farai adesso? Resterò da queste parti per un po' e scriverò il mio romanzo. Di che cosa parla? Del mondo delle creature mitologiche. La gente non potrebbe cominciare a farsi domande su di noi. No. Lo sanno tutti che non esistono. Principessa! Principessa Calliope! Congratulazioni! Racconterò di te a tutti! Grazie!